Ma porco. Ma si può che quando comincio a registrare c'è sempre la pioggia che parte? Ma porca di quella trota. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono MadeEatSnips e qui con me c'è Zelda Finocchio o Link Finocchio, come cazzo lo volete chiamare. Cosa vediamo in questa bella puntata di Minecraft? Allora, andiamo a vedere una bella farmina farmosa della 1.8 and visto che non posso mettere, se, a detta di alcuni, cioè di uno, parole inglesi nei miei video, io ne dico want a fangum. Quindi questo è inglese, ragazzi, imparate da MadeEatSnips perché è multinational. Allora, a cosa serve intanto questa? Questa è una farm di slime, come avete capito. È disponibile in 1.8 e vi faccio subito vedere perché ho costruito questo. Allora, intanto questo è un quadrato di 16x16 su cui, cioè, che delimita le piattaforme su cui verranno spawnati i nostri slime. E voi dite, sì, ma dov'è la farm? Ovvio, è qua sotto. Ok. Diciamo che questo è il piano terra. Voi scendete, 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 scendete. Ok, fate conto che questi sono. Questi ragazzi sono esattamente 52 blocchi di altezza. Ok. Per arrivare poi al pian terreno. Maledetto barbone. Questa farm intanto cosa sfrutta? Io direi di bucare qua, perfetto, giusto che i cactus sono intelligenti. Allora, intanto vi lascio il file del mondo in descrizione. 1.8, vi dico subito che all'inizio questa farm aveva al posto delle jack-o'-lantern, delle zucche illuminate, così chiamate in italiano. Aveva le glowstone, solo che dalla 1.8 i mob non possono più spawnare sulla glowstone. Quindi ho provveduto a sistemare le lanterne. Se avete problemi e fate quindi sostituite le glowstone, poi fate così e non vi si piazza, è per chi non lo sapesse, non so se è un bug o roba. Comunque, le zucche non possono essere piantate, cioè non possono essere messe con dove sotto non ci sono blocchi. Tuttavia, mettendole con sotto un blocco e poi distruggendo il blocco, queste non svaniscono, ok? Quindi è un po' pazientoso. Vabbè, comunque il file del mondo in descrizione e anche il video originale. Cos'altro? Cos'altro? Allora, gli slime spawnano su queste piattaforme, come vi ho detto, di un quadrato di 16x16. Queste glowstone le potete anche lasciare, tranquillissimi. E ok. Una volta spawnati, questi zompano, zompano, cadono dalle piattaforme e vengono spinti verso i cactus. Cactus li ammazzano. Qui c'è sotto, di fianco a ogni cactus, c'è un sistema di oppa. Tutti collegati in modo che, quindi questo collegato a questo, che sono poi tutti collegati l'uno all'altro, ok? Fare questa enorme, 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 enorme catena, ok? Perché tutti devono condurre in questo esatto punto, ok? Quindi questo sarà collegato a questo e tutti gli hopper alla fine, tutto quello che cade negli altri hopper. Aspettate, proviamo a distruggere un attimo qui, tanto non, porca di quella trota, distruggiamo un attimo qua tutto quello che cade. Per esempio, io lo faccio cadere dall'altra parte, però è vero, i cactus fanno tipo da, vabbè, magari avrò perso qualche drop. Perché i cactus, per chi non sapesse, fanno anche da pattumiere, l'unico problemino. Ok, sono arrivati qui due cactus, ecco tre, perché gli altri due che avevo si sono sdroppati adesso, vedete, se noi facciamo Q, vedete, sparisce il cactus. O qualunque cosa gli tirate addosso. Quindi c'è una piccola probabilità di perdere il
il drop degli slime. Comunque questa farm è funzionante al 110% e lode. E non vi dico altro se non magari possiamo vedere come funziona la farm. Aspetta. Ok, quello lì è caduto, viene danneggiato. Quelli grandi ovviamente andranno prima separati. Certo, ci mettono un po', però il risultato è aggiudicato. Vedete? Arrivo alle pallette. Toons. E vediamo. Allora, intanto tu vai. Pum. Ok. Adesso tecnicamente. Ah! No, quindi sono passate tutte di qua. E alla fine, con questo sistema di gettatori o di dropper, vengono portati su, con tutto questo meccanismo che adesso andiamo a vedere. Vengono portati nella nostra chest. Adesso facciamo 64, 64, 40. Ok, proviamo ad andare a fare l'ultimo test. E attenzione, attenzione. Vediamo. 40. Ecco, vedete, si è illuminata la torcia. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Eccoli qui. Vediamo fino a quando si ferma. Fa un altro stack. Ecco, 2, 3 ancora. Voi quanti? Beh, si vede che è una piccolissima percentuale che va persa in cactus. Perché qui ne vedo abbastanza, diciamo. Ok. Abbiamo fatto più o meno 30 palle di gelatina con quei pochi slime. No, forse di più. Sì, 26. Vedete, ogni volta che questa torcia si illumina, vuol dire che sta arrivando qualcosa. Allora, l'unica, cioè l'ultima cosa che vi devo spiegare cos'è. Come funziona il mini ascensore di items. Ok ragazzi, procediamo a fasi. La stone, intanto il materiale che volete usare, andrà piazzato in questo modo, cioè un blocco centrale. Allora sarà un 3x2, ok? In questo modo la prima facciata sarà un blocco al centro, poi salite di uno, due blocchi ai lati, un blocco al centro, due blocchi ai lati, un blocco al centro, blocchi ai lati. Fino a quando dovete arrivate alla fine e al piano a cui dovete arrivare, ovviamente. E quindi finite con questi due con due blocchi, mi raccomando. Dall'altra parte, invece, in questo posto verranno piazzati poi i dropper. Quindi lo lasciate libero e costruite solo, vedete? Da questa facciata, diciamo, se noi togliessimo questo, ci sarebbe il buco. Stessa cosa qui, ok? Quindi non si vede. Voi cosa dovete andare a fare? Quei buchi che vediamo qui, in quei punti dovete mettere la stone dall'altra parte, ok? Quindi, ok? Stessa cosa fino a su, ok? Devono arrivare allo stesso livello, vedete? Ora andiamo a vedere come andranno messi i dropper e le tramogge o hopper. I dropper andranno messi in questo modo, ovvero saltate la prima volta normalmente, dopodiché per evitare di aprire l'inventario del dropper tenete premuto Shift, saltate e tasto destro, ok? Ok. Vi dovete fermare un blocco sotto a quello finale, ok? Quindi quello del piano terra. Adesso io devo fare una cosa perché essendo in creativa. Altrimenti per schiacciare Shift in volo mi abbasserei. Poi andate a fare questo, l'ultimo dropper, quindi di un blocco sotto all'ultimo, lo andate a mettere qui, in questa maniera. Ok, quindi quando sputerà la roba fuori, questa andrà nella chest, che poi, da cui poi voi prenderete quello che vi darà la farm. Ok, qui mettete le tramogione, cioè gli hopper, sì, sempre gli stessi, diciamo così. Allora, però partiamo da questo lato. Tunz, tunz, tunz. No, questo sopra non ci vuole. Di sopra però dovete stare attenti che bisognerà mettere prima un altro hopper, che io adesso non so se riesco a mettere facendo. Come stavo dicendo, andiamo a mettere hopper e chest.
Solo che l'hopper andrà messo rivolto verso la chest, di conseguenza andiamo a metterlo in questo modo. No, sbagliato, non ho premuto shift. Perfetto. Ora viene la parte che prevede la redstone, che è quella più complessa. Andiamo a vederla nella sua totalità. Ok, quello che ci servirà, escluso il blocco nel caso io faccia cacate tipo che ne rompo uno, sono tre cose semplicissime: la redstone torch, la redstone normale e il comparatore. Il comparatore non sto a spiegarvi nel dettaglio a cosa serve, vi faccio solo vedere che è questo, ok? Che si può modificare la luce. Perché, diciamo, perché voglio che sia capibile da tutti, cioè nel senso non so spiegare cose un po' più complesse del redstone quando una farm è semplicissima, l'importante è avere i comparatori. Nel caso farò un video a parte in cui spiego solo comparatori, repeater, redstone, torce, tutti i meccanismi tipo i clock e robe varie. Come andranno posizionate? Allora, in questo modo, dove ci sono, vedete, i tre blocchi, nelle file centrali andrà piazzata sempre solo redstone fino al su. Da questa parte invece andranno piazzate redstone torch, in questo modo, attaccata alla pietra, mi raccomando. E dall'altra parte andranno piazzate così. Oppa là. Ok. Dall'altra parte invece succede questo. Andiamo a mettere i nostri comparator. Ok. Andranno messi in questo modo. Pam. Sì, perfetto. Pam. 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 No, pam. E sull'ultimo non mettiamo niente, come potete vedere da quello che è questo. Ok, adesso come funziona la farm? Io direi intanto di fare con questa cosa. Ok, ci mettiamo una bella piattaforma qui sulla chest. No, facciamo un po' più in giù perché la chest deve salire in rilievo. Ok, adesso andiamo a vedere come funziona. Ok ragazzi, quindi una volta che andrete a far cadere del drop, no, andrete a far cadere del drop, o cadrà del drop comunque, negli hopper, verrà risucchiato e portato di sopra dal sistema Mega Galattico. Vola, no, vola, sì, vola. Ok, intanto le cose lampeggiano e arrivano i nostri bei diamantolli. O le slime, o quello che è. Tum, tum. Finisce, basta. Sono arrivati tutti. Sono arrivati tutti, anche dal segno che queste non lampeggiano più. Ok, questo era il sistema ascensoriale degli item. E spero che questo video vi sia piaciuto, perché non mi resta altro da dirvi se non lasciate un bel pollicione in su se volete che la serie di Let's Farm continui. Suggeritemi altre farm, soprattutto molto importante se ne volete qualcuna in particolare. Boh, nient'altro, il mondo è in descrizione, il link anche del video originale che è in inglese è in descrizione. Un saluto da me di Znips e Zelda Finocchio. Ciao a tutti ragazzi.